Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Ancora una volta parliamo di mercato, questa volta parliamo però di mercato in uscita. Lo sappiamo tutti che l'Inter è al lavoro. Fino a un mese fa sembrava che la squadra fosse già a posto, ci si interrogava soltanto sul futuro di Dumfries e sul futuro di Valentin Carboni. Ovviamente sul secondo ancora c'è qualcosa da dire, anche se ad oggi non ci sono novità particolari. Invece su Dumfries lo sappiamo, insomma, il rinnovo, c'è aria di rinnovo, il rinnovo non è ancora ufficiale. Dumfries adesso ha finito il suo europeo con una buona semifinale, ci auguravamo per lui e per De Vrij che potesse andare un pochino meglio, però insomma non è stato un brutto europeo quello dell'Olanda e sicuramente è stato un grande europeo quello di Dumfries e anche quello di De Vrij. Adesso si capirà molto meglio la situazione di Denzel, che dovrebbe arrivare la firma sul rinnovo. A questo punto sembra che le cose stiano abbastanza andando verso quella direzione, però sono creati altri problemi con l'infortunio di Buchanan e anche col fatto che l'Inter può iniziare a cercare o vuole iniziare a cercare un difensore centrale anche per il futuro, visto che lo stesso De Vrij ha 32 anni e va per i 33, Acerbi ne ha 36. A proposito di Acerbi, prima di parlare del discorso attacco e del discorso Correa, a proposito di Acerbi ora sta bene, è completamente recuperato, non si unirà al gruppo da subito, avrà bisogno di una decina di giorni di allenamento individuale per rientrare poi nei ranghi, allenarsi con il gruppo. Il ragazzo a Francesco vorrebbe ricominciare con il gruppo sin da subito, ha spinto per provare a ricominciare sin da subito con il gruppo, però insomma in questo momento della stagione e considerando anche che abbiamo appena iniziato, che c'è tempo per rimettersi in piedi, che gli infortuni e l'operazione sono state comunque due cose delicate, c'è chi gli ha suggerito che forse è meglio aspettare una settimana, 10 giorni in più, recuperare al 100% e poi con tranquillità, sicurezza e nessun rischio di ricaduta riunirsi al gruppo. Quindi hanno fatto un po' ragionare Francesco Acerbi e gli hanno fatto capire che è meglio aspettare e allenarsi da soli ancora per 10 giorni, tanto l'Inter, voglio dire, inizia tra poco e ricomincia, è iniziato da poco e Acerbi rinizierà tra pochino di più, 10 giorni non sono tanti, e poi quindi sarà pronto per l'inizio della stagione. Poi lo vedremo ovviamente in amichevole, Inzaghi ne testerà lo stato di forma e cercherà di farlo rientrare piano piano. Comunque stiamo parlando di un ragazzo importantissimo per questa squadra, stiamo parlando di un ragazzo che ha subito un'operazione delicata, che ha avuto dei problemi per tutta la stagione scorsa, nonostante l'alto livello di prestazioni, e quindi bisogna anche, considerando che Acerbi non è più un ragazzino ma ha 36 anni, bisogna anche mettersi nell'ordine di idee che bisogna recuperarlo preciso, passo dopo passo. Quindi questa è la situazione un po' per quanto riguarda l'infermeria. Non sto neanche a parlare di Buchanan, di quello sì, ci aggiorniamo di settimana in settimana, ma ovviamente si parla di un recupero per gennaio 2025 a pieno. Parliamo dell'attacco e parliamo di Correa, perché l'Inter ha sempre un grande sogno. Stiamo parlando tantissimo del braccetto di sinistra, stiamo parlando di Hermoso, stiamo parlando di Cabal, eccetera, eccetera. Però è anche vero che non ci dobbiamo dimenticare che la società e Simone Inzaghi in attacco hanno un sogno di un attaccante, quarto attaccante molto forte, che nelle rotazioni non faccia rimpiangere i due titolari. Sul terzo Taremi l'Inter è già a posto, sul quarto bisogna lavorare, e il sogno ovviamente è sempre quello, il nome che faccio da sempre, il nome che non cambia mai, che è quello di Gudmundsson. Il problema è sempre lo stesso, ormai lo sapete a memoria, mi direte anche Filippo lo abbiamo capito, è una cosa trita ritrita, sì, però serve giusto per introduzione all'argomento. Dovete sempre mettervi in testa e capire che magari c'è gente che per la prima volta si iscrive al mio canale, per la prima volta sente un mio video, e quindi io so che chi mi segue sempre queste cose le sa a memoria, ma chi invece segue il mio video per la prima volta deve anche capire il riassunto delle puntate precedenti, quindi è giusto che abbia le informazioni anche lui prima di sapere quella dopo. Quindi un mini riassunto che ovviamente farò sempre.
Quindi l'Inter ha bisogno, per arrivare a Gudmundsson, di liberare spazi. In questo momento l'Inter ha in attacco tre titolarissimi, che sono Lautaro, Thuram e Taremi, e poi tre, tra virgolette, esuberi, che sono Valentin Carboni, Arnautovic e Correa. Analizziamo il discorso di Correa, perché Valentin Carboni, insomma, è un argomento che abbiamo trattato spesso, e ad oggi non ci sono novità, non ci sono offerte di rito, perché dall'Olympique de Zerbi vuole Valentin Carboni, ma offerte economiche per ora non ce ne sono. Quindi andiamo sul discorso Correa. Il discorso Correa è molto delicato. Correa è in scadenza di contratto fra un anno, nel 2025, quindi insomma un prestito ad oggi potrebbe essere escluso, soprattutto se si dovesse se ci si dovesse anche accordare per un diritto di riscatto. Per esempio, l'Inter ha appena preso Perez, il ragazzo giovane che andrà a unirsi alla prima squadra, ma spesso sarà difensore, ovviamente, che andrà spesso sarà aggregato alla prima squadra, ma sarà un elemento della primavera. Perez era in scadenza di contratto con la sua squadra. L'Inter, per prenderlo con prestito e obbligo di riscatto, ha dovuto far prolungare il contratto di Perez per poi rilevarlo. Ecco, su Correa il discorso è molto simile. Correa, in scadenza di contratto fra un anno, prende 3,5 milioni di euro ancora per un anno. È un giocatore assolutamente fuori dal progetto dell'Inter. L'Inter non vuole, anche se Correa adesso è da piano ovviamente che si allena perché è tesserato con l'Inter, ma l'Inter non ha intenzione di affidare nessun tipo di responsabilità nella prossima stagione a Correa in attacco. Il problema di Correa è che nelle ultime due stagioni ha fatto molto male. Due anni fa con l'Inter ha fatto malissimo, ce lo ricordiamo per il gol al Benfica del 3-1, molto bello, tra l'altro con esultanza polemica. Io dico, ragazzi, lo dico a Correa in questo caso, ma a tutti i giocatori che fanno come Correa: se voi giocate male per un anno e vi criticano e giocate nell'Inter, dovete sapere che è giusto che vi critichino. Quindi è inutile che, se poi fate un gol, fate così alla gente, perché la gente ha diritto di criticarvi, soprattutto se giocate male per un anno. Non è un privilegio per tutti giocare nell'Inter, in queste grandi squadre, quindi la pressione è alta, le critiche ci sono, ve le accettate, perché se no 3 milioni e mezzo l'anno per fare un gol, e poi fai un gol e fai così, non è una cosa da fare. Ecco, Ibrahimovic ai tempi dell'Inter aveva fatto 25 gol, capocannoniere, cioè aveva una carriera alle spalle che parlava per lui, prendeva i fischi da San Siro, stava zitto finché non faceva gol, poi faceva così alla curva, è successo una volta, Vieri uguale, però era gente che era criticata forse ingiustamente e gol ne faceva. Ma se tu in un anno fai un gol e al primo gol ti permette di fare così alle critiche, ecco. Quindi insomma, diciamo che anche l'atteggiamento conta tanto. Quindi Correa ad oggi ha l'interesse di alcune squadre arabe, che però non hanno fatto pervenire offerte economiche, quindi interesse che per ora è rimasto un pochino così. Stavo dicendo, due stagioni negative, quella all'Inter con quel gol che ci ricordiamo e poco altro, e quella all'Olympique Marsiglia, dove doveva rilanciarsi come ha fatto Sanchez l'anno prima, e ha fatto 14 presenze in totale, 0 gol e 0 assist, nonostante la presentazione in pompa magna allo stadio. Una delusione totale da parte di Correa, che fa capire forse anche che le mancano un po' le motivazioni a questo ragazzo. Quindi le offerte economiche ad oggi non ci sono, però c'è, pare, un interesse forte dell'AEK Atene. Come si può fare? Come si può risolvere questa problematica? L'Inter potrebbe anche darlo in prestito, prolungando il contratto di Correa per un anno e inserendo un diritto o un obbligo di riscatto all'AEK Atene. Perché? Perché questa è la situazione. Correa, l'Inter, per non fare minusvalenza con Correa, dovrebbe venderlo circa 8 milioni di euro, la cessione, per non fare minusvalenza. Il prestito è escluso perché ha un anno di contratto, ma se tu gli rinnovi il contratto di un anno, quindi lo allunghi di un anno, fai un prestito con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto, l'anno dopo anche la cifra per non fare la minusvalenza si abbassa. Quindi potrebbe essere un diritto di riscatto, vado a tentoni, che al posto che essere 8 milioni come quest'anno per venderlo e non fare minusvalenza, può essere a sensazione 5 milioni di euro. Ok, quindi prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Il problema qual è? Che se tu inserisci il diritto e non viene esercitato, ti ritrovi Correa ancora un anno di contratto come quest'anno, e quindi il problema si ripropone. Se metti un obbligo di riscatto, ovviamente la cosa è diversa, perché la squadra
che lo va a prendere è obbligata a comprarlo. Quindi la IKTN potrebbe inserire un prestito con obbligo di riscatto a meno di 8 milioni ma a 5 milioni di euro per non far fare minusvalenza all'Inter e per spendere meno soldi per il cartellino. Chiaro è che l'ingaggio di Correa è sempre molto pesante, quindi bisognerebbe che anche il giocatore decidesse di decurtarsi l'ingaggio per l'IKTN, che 3 milioni e mezzo oggi non li ha. Quindi insomma diciamo che la situazione di Correa è molto molto complicata, ma interesse da qualche parte comincia a esserci e l'IKTN è una di queste. Vediamo perché comunque il mercato è ancora molto lungo. Il problema qual è? Che hai tempo per piazzare Correa, non hai tempo poi per andare su Gudmundsson, perché Gudmundsson avrà tantissime altre offerte. Più tempo si aspetta, più il pericolo è che Gudmundsson possa sfuggire. Quindi vediamo quello che succede. Io intanto, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento questa sera con 7 Gold, diretta stadio alle 8, mi raccomando alle ore 20, fra pochissimo. E intanto vi saluto, vi ricordo di attivare la campanella per avere notifica dei video, di schiacciare il pollice in su se vi è piaciuto questo video, di commentare qua sotto cosa ne pensate del discorso Correa e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Ciao a tutti.